immersi nel bagno della memoria, tra ulivi e case bianche, affastellate come gli uomini di case sepolte. Il problema, e dunque, non consiste nel decifrare i suggerimenti che il pittore pescherebbe da Piero della Francesca o da Gentile da Fabriano. Va probabilmente capovolta la metodologia critica per l'opera di lettura data da Tocqué Armocina, propone anche la strada affascinante del più antico amore dell'uomo, quello che lo lega indissolubilmente alla natura e alla religione primordiale dei suoi miti. Se scrivevano di Corrado in questi termini, sta a significare che c'è qualcosa che noi non riusciamo a percepire, ma chi vive in questo mondo pone in essere delle visioni che sicuramente stanno in volare in alto. Ecco perché abbiamo posto l'arte del sublime, oggi diciamo pittore e scultore di gioiosa ionica, perché gioiosa ha l'obbligo, sembra quasi una parola molto grossa, di porre delle strategie per dare a coloro i quali vivono o hanno operato in questa terra una opportunità di far capire agli altri quel che messaggio viene da questo paese che noi abbiamo detto gioiosiamo, perché lo dobbiamo amare, un paese ricco di una grande storia, di una grandissima umanità e di una leggenda che sfida anche il tempo. Ed il tempo che può corrodere qualsiasi cosa, può corrodere le strade o le case che sicuramente cadranno sotto la balia di tanti agenti atmosferici, ma sicuramente delle opere che si trovano nelle case private non vengono esposte, non si fanno vedere. Mi fa tornare in mente il grande Andrea Pazienza, che a Pescara dipingeva quadri. A un certo punto si è accorto che nessuno questi quadri li vedeva perché erano dentro le case, cambiò modo di disegnare. Voi sapete, grande fumettista, quella fotografia che abbiamo fatto a Roma al Caffè Greco in via Condotti, per un motivo molto semplice, ce la racconterà Corrado. No, non vedi che c'è lì, perché dice dove dobbiamo andare, andiamo in via Condotti, allora gli artisti non avevano soldi per pagare non so che cosa, i compagni. A proposito dei ricordi personali tuoi, voglio ricordare questo che hai scritto nel libro. Abbiamo osservato il buon Corrado ore ed ore nei musei vaticani a scrutare i particolari delle stanze affrescate da Raffaello o nella calca della Cappella Sistina a mirare con occhi velati e appassionati l'arte di Michelangelo. Come pure l'abbiamo visto pensoso e sognante nella Galleria degli Uffizi a Firenze dinanzi alle opere di Caravaggio. Ecco, Caravaggio e Raffaello. Apriamo un capitolo di questa attività, di questa vicinanza di Armocida con questi due grandi artisti, e ce ne parlerà il professor Giuseppe Livoti, che è presidente dell'Associazione Culturale Le Muse. Allora, intanto buonasera, io chiedo scusa per il ritardo, ma a Reggio avevamo una mostra di presepi di Caltagirone, di conseguenza abbiamo seguito sia quello e poi non potevo non essere presente a un invito, intanto perché per me è un nostos, per il maestro, perché tanti anni fa su invito del nostro amico dirigente presentammo tutta una serie di quadri e di paesaggi che appartengono un po' all'immaginario, ormai immaginario collettivo, mi permetto di dire. Un saluto al sindaco che poco tempo fa ha dato il permesso di realizzare una puntata di una trasmissione sulle dimore storiche, tra cui questo palazzo, per una serie che io ho curato per Merito TV in quanto giornalista. E poi naturalmente ringrazio chi coordina i lavori e la dirigente Maria Macri, che è stata lei che ha creato questo Trade Union all'insegna della non riscoperta,
ma di questa nuova vita pittorica di un maestro che, come diceva il nostro dirigente, mi permetto di dire, dico ormai, lo deve prendere con un senso storico, appartiene a quella generazione di artisti che, oltre al grande Nunzio Bava, oltre al grande Panetta, oltre a tutti quei maestri che hanno caratterizzato non solo l'arte sacra, ma anche l'arte che aveva quel senso civico, no? Quel senso di riconoscere. Io vedo il figlio del maestro Trifoglio, anche il nostro maestro Trifoglio, sono riusciti a dare quella concezione non del decoro, ma dell'arte utile alla crescita di un ambiente urbano, di un ambiente architettonico. Ci dobbiamo riappropriare dei nostri palazzi, direi, ci dobbiamo riappropriare di tutti quei beni che a volte nella nostra cultura, mi permetto di dire calabrese, a volte è sottaciuta, mentre magari basta andare nella vicina Sicilia o nella più lontana Puglia per ritrovare quel senso di appartenenza che ritrova anche in un ambiente come questo, in cui elementi eclettici si coniugano, no? Con quel revival degli stili che ci appartiene e che rende unica la nostra cultura calabrese, perché mai all'indomani del 1908 la nostra regione, soprattutto la nostra Reggio e la nostra provincia, si riappropria di quel senso di ricostruzione che poi appartiene a quell'eclettismo degli stili cari al Basile, cari a Camille Autore, cari a De Simone Lavigny, architetti che avevano un peso, pur se provenivano dal sud da un punto di vista internazionale, che promuosero quella città che è bella e gentile come Reggio Calabria, ma anche questi diciamo borghi caratteristici come il vostro. Gioiosa è un unicum per quanto riguarda i beni architettonici, e che noi, io sono in prima fila, un docente anche di scuola, dobbiamo anche promuovere, perché a volte è tutto un discorso che è collegato non solo alla promozione da un punto di vista turistico, ma anche se nelle scuole la storia dell'arte potesse leggere quelli che sono gli stilemi che appartengono al territorio, probabilmente ci riapproveremmo di quel senso di appartenenza che abbiamo perso alla ricerca di una memoria ritrovata, come dice Berson, che abbiamo perso. Il collegamento col maestro, dicevo, il maestro ci dà l'idea del rapporto tra contesto locale e committenza, cioè la committenza che chiede in un determinato, in più periodi storici, di realizzare delle opere che hanno questo contatto con l'elemento del sacro. E guarda caso, il maestro Armocida si serve oggi, tra virgolette, di due artisti come Caravaggio e Raffaello in un canone inverso. Solitamente si è giovanissimi quando, nel vero senso accademico, giusto preside Macri, si riproduce le opere dei grandi maestri. Lo si faceva nel Cinquecento, Firenze e Roma erano le città per eccellenza in cui andare a ritrovare quelli che erano state le opere dei grandi. Mentre il maestro, in un punto importante della sua vita, si mette in discussione e trova un io speculativo. Perché speculativo? Perché appena io mi sono seduto di fronte, mi sono ritrovato un'opera importantissima che ricorda il Caravaggio, il riposo dopo la fuga in Egitto. E quindi che cosa insegna stasera a noi il maestro? Insegna una cosa, che sono importanti le icone intese come riferimenti storicizzati che noi visivamente ritroviamo. È un discorso di percezione visiva, per cui io ritrovo delle tele che appartengono al grande panorama della storia dell'arte, ma che Armocida, credo che poi la preside Magri me ne darà ragione, riproduce con una forza diversa, perché Armocida è molto plastico.
Armocida nelle figure, negli esseri umani che lui riproduce, ha una plasticità materica che li rende, sto per dire un ossimoro, impalpabili. La plasticità è tridimensionalità, è forza, ma pittoricamente riesce tecnicamente a trasfigurare la materia. Solo se la trasfigurazione del reale, cioè andare al di là del reale stesso, avviene in una maniera chiara e forte, sicuramente si potrà essere artisti. Non è un recupero della memoria quello che fa Armocida, è quasi un gioco pittorico, un gioco di parole attraverso un voler riesumare, ricordare a noi quello che è questo grande patrimonio storico. E io mi ero appuntato, guardando le fotografie che il dottor Logozzo mi ha mandato un paio di giorni fa su invito della preside Macri, ho trovato dei punti di convergenza tra i grandi maestri. Con Caravaggio, Armocida sicuramente riesce ad accomunarsi con il culmine dell'azione, il senso della dimensione reale, perché i suoi personaggi sono reali, come reali sono i personaggi di Caravaggio, così come di Raffaello. Il coinvolgimento emotivo. Io non credo che nessuno di voi, uscendo stasera da qui, non sarà coinvolto emotivamente da questi messaggi che sono mediati dalla sua pittura. E perché dalla sua pittura? Perché lo spazio pittorico e lo spazio reale coincidono. La bellezza sta proprio in questo. E poi perché? Perché probabilmente, ne è una testimonianza questo soffitto, con Caravaggio, Armocida ha anche dei punti di contatto. Caravaggio utilizzava nel periodo giovanile i colori chiari e poi nel periodo della maturità i colori scuri. Armocida, siamo abituati a vedere le sue absidi, le sue opere sacre dove c'è la luce, quindi sappiamo benissimo che questo grande elemento, no, la luce, questo elemento sacro che nella vocazione di San Paolo, se non ci fosse la luce, cioè questo faro al di là della tela, no, Caravaggio è importante per questo, per la teatralità. La luce in Armocida è sempre elemento divino e ora si affida, guarda caso, a degli sfondi scuri. Questo è un punto di contatto che segue un po' la sua biografia attuale. E poi naturalmente vi è questa dimensione del culmine delle azioni. Lui ha scelto delle tele dove c'è proprio l'azione. L'azione dei vari personaggi che scandiscono in fieri un iter, un itinerario. E vi volevo leggere, non a caso, in un periodo storico, un certo Karel van Mander scrive: «C'è un tale Michelangelo da Caravaggio che a Roma fa cose notevoli. Costui si è conquistato con le sue opere fama, onore e rinomanza. Egli è uno che non tiene in gran conto le opere di alcun maestro, senza d'altronde lodare apertamente le proprie. Ora, egli è un misto di grano e di pula. Infatti, non si consacra di continuo allo studio, ma quando ha lavorato un paio di settimane, se ne va a spasso per un mese o due con lo spadone al fianco e un servo di dietro, e gira da un gioco di palla all'altro, molto incline a duellare e a far baruffe, cosicché è raro che lo si possa frequentare». Questa immagine che io ho ritrovato mi ha fatto venire in mente qui il nostro, perché naturalmente, ecco, questa produzione abbiamo detto che ha un senso anche speculativo in un certo senso, di questo vagabondaggio, preside, posso permettermi questo termine, di questo vagabondaggio dell'artista Armocida. E poi perché prende anche di mira Raffaello? Perché a mio avviso la chiave di lettura di Raffaello è anche quella frase che ci accoglie quando noi andiamo ad omaggiarlo al Pantheon.
Raffael ille hic est Raffael timuit quo sospite vinci rerum magna parens et moriente mori. Questa frase vuol dire: qui giace Raffaello, da lui quando visse la natura temette d'esser vinta, ora che egli è morto teme di morire. Non c'è frase più bella che possa probabilmente essere utile e servire a leggere questo intimo approccio con la figura di Armucida, che probabilmente nel momento in cui deve giustificare agli altri quello che ha fatto, io ho visto i filmati che sono stati realizzati in questi giorni da Telemia, lui è quasi impacciato nell'auto descrivere quello che ha fatto, lui cerca di essere, come posso dire, reticente a spiegare il perché si è prodigato a rappresentare queste opere. E io credo che Raffaello lo abbia utilizzato per il linguaggio armonioso, per questo linguaggio cromaticamente valido. E poi perché anche lo stesso Raffaello è intriso di questa religiosità e di questa spiritualità che nel maestro, a mio avviso, è molto carnale, cioè ha questa forza, no? Questa, dicevamo, questa plasticità. Un sacro che non è tangibile, per Armucida non è sacro. Colori che a volte si rinchiudono nella fantasmagoria, nel sogno, soprattutto in alcuni casi, in alcuni esiti pittorici del maestro, ma che trovano oggi un suo itinerario che probabilmente è conchiuso nella memoria del maestro. E poi volevo mettere in evidenza come anche lo stesso Raffaello ha avuto nella sua attività un periodo di transizione. Ha avuto un periodo di grande sforzo del pensiero e quindi naturalmente passa dalla punta d'argento con cui disegnava e incideva, passa a utilizzare il gesso, come per dire, è un'esigenza che è intima dell'artista, che sente di dover cambiare, di dover gettare la spugna su ciò che ha fatto per trovare una sua dimensione. Avevo anche messo in evidenza, sapete che Raffaello, sì, il tema del sacro, il tema delle donne amate, ma Raffaello era un grande poeta. I sonetti di Raffaello avevano questo senso dell'amore, inteso praticamente come amore platonico, no? Come amore che dovrebbe arrivare a Dio, dovrebbe condurre a Dio. E allora amor che mi invocasti con doi lumi, de doi belli occhi, do io mi struggo e face. Da Biancaneve e da rosa vivace, da un bel parlar indonnessi costumi. Tal che tanto ardo che né mar né fiumi spegnar potrian quel fuoco, ma non mi spiace, poiché il mardor tanto di ben mi face, ch'ardendo ogni or pur di arder me consumi. Quanto fu dolce il gioco e la catena dei tuoi candidi baci al mio vol, che sogliendomi io sento mortal pena. D'altre cose io non dico che for molti, che soperchia docenza a morte mena, e però tacio a te i pensier rivolti. Perché ho letto questo? Perché anche in questo sonetto, che probabilmente gli storici dicono che è il primo sonetto che il nostro ha scritto, vi è l'essenza dell'artista che cerca di trovare nei sentimenti l'avvicinamento a Dio. Il nostro Armucida ci ricorda anche un'altra cosa,
come in questo caso i correlatori di questa sera, siamo dei Vasari ritrovati. Perché se Vasari scrive le vite dei più grandi artisti di quel periodo storico, che poi in effetti sono diventati grandi, noi spesso ci ritroviamo a riscrivere e raccontare le vite di questi artisti che hanno caratterizzato il Sud e che hanno caratterizzato la nostra provincia reggina e non solo. E quindi ne facciamo memoria, lo comunichiamo a voi. E d'altra parte loro riescono in maniera chiara e forte a confermare una frase che io utilizzo spesso. Kandinsky, nello spirituale dell'arte, afferma che gli artisti nel Novecento hanno questo principio della necessità interiore, si chiama così. Senza la necessità interiore non vi può essere comunicazione. E credo che stasera Arnucida abbia consegnato in maniera chiara, tangibile, un segno di questa necessità interiore, che travalica quello che è l'aspetto del sacro, ci riporta un realismo visivo e cromatico tonante, dove per realismo tonante stiamo a indicare quella che è la corposità di questi colori, che sono un po' sedimentati nel tempo di una memoria che stasera è divenuta per noi memoria collettiva. E credo che comunque un'operazione del genere debba essere un'operazione da fare spesso, caro sindaco, perché voi amministratori siete un po' i tenutari di questa cultura, che è una cultura che attraversa ormai via terra, non via mare. È finito il tempo in cui Napoli invadeva il nostro territorio o in cui l'ambiente palermitano arrivava, no, ad creare e a dettare leggi. Solo così possiamo, tra virgolette, promuovere e tenere cura della specie, dove per specie io intendo ecco, queste personalità che tanto hanno dato alla nostra Calabria, che non è vero che è grande e amara, come diceva il nostro Leonida Repaci, è grande, vera e autentica. E stasera l'omaggio mio al maestro Arnucida vuole essere un piccolo contributo a questo diciamo dialogo che tra Orditi e Trama, passando da Caravaggio, ritrovando poi Raffaello, richiama un periodo storico nella contemporaneità. Grazie maestro. Grazie per il lucido intervento. Che lei parlava di segni di luce, mi viene in mente quello che ha scritto il professor Salvatore Napoli a proposito di Corrado. Dice: l'artista ha saputo esprimere con segni di luce e con colori di armonia visioni sacre, paesaggi struggenti, territori intimi, imprimendo alla struttura compositiva dei suoi spazi gestualità e drammaticità, realtà e mistero, dolore e gioia condivisi con la sua gente del Sud. Splendido. E anche penso che la vostra attenzione sia andata oltre i 20 minuti che in genere vengono stabiliti per il mantenimento della stessa attenzione, quindi cercherò di essere più sintetica io per questa volta. Intanto sì, voglio ringraziare pubblicamente l'amministrazione. I nostri amministratori non sempre sono attenti alla cultura e all'arte, e qualche assessore alla cultura mi ha detto: sai, dici, io ho l'assessorato alla cultura perché qui non si mangia e allora non lo vuole nessuno. Ma in genere ora non si mangia nessuno, sindaco, ma in genere succede che diventa un assessorato quasi di serie B, e questo purtroppo dispiace, perché con la cultura noi siamo qui, grazie a Dio, ancora possiamo comunicarci e ancora abbiamo la ricchezza interiore di far parte della stessa umanità.
senza la cultura non ci sarebbero neanche i sindaci, perché non ce ne sarebbe bisogno, perché non esisteremmo. E allora io dovrei completare il discorso del professore Livotti, che è stato veramente puntuale e decisamente, come dire, impregnato anche di una partecipazione sua emotiva, perché lo ha sentito, non solo l'ha fatto per dovere di rappresentare un artista del nostro territorio che ha indubbio valore, ma perché si è calato dentro, ho visto la sua passione veramente nel ricordare i momenti salienti della produzione artistica di Corrado Armocida. Quando mi ha telefonato Vincenzo Logozzo, a cui vanno i miei saluti e soprattutto i miei ringraziamenti, mi ha detto: preside, deve essere una bella serata come ai vecchi tempi. Questa è una serata che ci ricorda i tempi in cui noi ricordavamo di essere una parte attiva e di dare il nostro contributo all'umanità e alla storia. Oggi, e in questo contesto, l'arte, dicevo, non è soltanto quella di spiegare e di chiarire, ma deve dare conto anche in ragione della sua sopravvivenza, e deve dare conto anche dell'altrettanta necessità di essere noi fruitori, noi che non siamo artisti, come pure di chi è artista e fa arte. Corrado Armocida ritiene che la testimonianza artistica serva a mantenere in vita la creatività, ad esprimere l'originalità e a farlo con un linguaggio adeguato, storicamente contestualizzato, con cui si esprime ed è accolto. Nel complesso non è un processo in costante evoluzione, e le correnti artistiche del secolo trascorso ce lo documentano. In sostanza, non c'è una legge universale se non quella di riproporsi nel bisogno espressivo, di ritrovare nella complessità dei linguaggi la possibile libertà espressiva e soprattutto ciò che rende artista la freschezza inventiva. E Armocida, nel contesto della sperimentazione dominante del secolo passato, spinta a tal punto che si è arrivati al paradosso della negazione dell'arte, della mancanza di valore dell'arte propria nella società proiettata verso un asservimento consumistico, che imperava nel Novecento ma che continua ad imperare, come pure di una mancanza di valori, riconduce l'arte non solo in Italia ma anche mondiale. Pensate, abbiamo avuto poi Rubens e Van Braun in Olanda, abbiamo avuto artisti che grazie a Caravaggio hanno potuto completare con i suggerimenti e la scuola caravaggesca la continuazione di una produzione artistica elevata. Raffaello rappresenta il grande mediatore di due culture, qui vi chiedo un po' di attenzione: quella classica pagana da una parte, che era quella antica e che si tramandava fino all'inizio del Rinascimento, e quella rinascimentale cristiana, che nel suo pensiero non sono antitetiche. Sicché nella sua scuola di Atene, nelle stanze vaticane, rappresenta il manifesto di un ritrovato accordo tra le due versioni del mondo. Per intenderci, il mondo ascetico medievale ha ceduto il passo a un uomo che per Raffaello è al centro del mondo per il suo intelletto, per il suo sapere, per la sua elevata superiorità mentale. Ne deriva che l'esperienza di ogni giorno prende il posto di quella verità rivelata che era in passato la natura, il mondo e la storia. Per cui, se lo scienziato è colui che vive la ricerca e l'esperienza scientifica, l'artista è colui che vive la ricerca formale, la ricerca fatta attraverso l'esperienza accompagnata da tutte le interpretazioni che sono date dalla storia. Raffaello crede che l'artista debba formarsi sulle opere dei maestri, non guardando semplicemente la natura così tout court, perché i sensi ingannano,
Poi interviene la ragione che li corregge. Armocida completa la sua solida ricerca attraverso anche lo studio di un successivo grandissimo artista che non era tanto ai suoi tempi, proprio per quello che diceva il professore Livoti, era violento, maledetto, faceva una vita veramente da errabondo. E lei il Caravaggio, che solo in questi ultimi periodi è stato veramente valorizzato e riconosciuto. C'è un regista che attualmente sta realizzando questa anima, la leggevo proprio prima di venire, un regista e attore, Cesare Capitani, porta in scena l'anima del Caravaggio, uomo dilaniato, creatura degli eccessi. Sulla tela mette la verità carnale del genere umano, i suoi modelli erano le prostitute, i ladri e gli assassini, tant'è vero che i committenti molto spesso rifiutavano le sue opere. E allora, arrivando alle opere di Caravaggio, in queste sale sono esposte alcune delle opere che ha scelto Armocida, e guardandole bene c'è proprio la condivisione della poetica del Caravaggio. L'arte non è un'attività intellettiva, ma morale. Non consiste pertanto nello staccarsi dalla realtà per rappresentarla, ma immergersi all'opposto nella realtà e viverla. Solo così si scopre nella sua interezza. Delle grandi cose dette stasera da due eminenze della cultura e della storia dell'arte. Quindi, quale cosa più bella? Avete detto delle cose che siete cardiologi. Io sono uno che soffre di cuore, stasera mi sento bene, mi è passato tutto, sono dico a mia figlia che è dottoressa, sono guarito, tranquillizza. Cosa dire? Sei ammalato di cuore per la bellezza e per gioiosa. Per gioioso sì, è vero, me lo amato bene. Io dico ai miei amici, non voglio sempre ripetermi, avevamo fatto Gioioso Città d'Arte e poi piano piano, non so tecnicamente come è andata a finire, ma perché Gioioso Città d'Arte? Perché Gioiosa non le manca niente per essere una città d'arte. Monumenti, chiese, statue in legno e tutto il resto, ma ci sono delle cose. Io una considerazione però la voglio fare, mi è stata l'occasione. Prima di tutto mi inginocchio alle vostre relazioni, che sono, non sono relazioni, sono delle parole. Sono delle meraviglie. Non si poteva dire delle cose più belle che di quello che mi avete detto stasera. La ringrazio dottoressa e mi faccio, però mi avete reso felice perché siete entrato nei miei sentimenti di che cos'è veramente la pittura. Io sono un patito e mi chiamo, voglio essere un operaio della pittura, non, senza manie, senza arrivismi, non mi interessa niente. Non mi interessa niente, io voglio lavorare fino a quando riesco, a lavorare con semplicità e con umanità, come abbiamo detto. Io voglio ricordare ai politici. I politici. No, una cosetta che non è niente. Perché si devono dimenticare? Non parlo di Salvatore Puda, che Salvatore Puda è un giovanissimo. Quanti artisti ci sono? A Gioiosa Ionica. No, Gioiosa Ionica, guardate che pullulano. C'è gente che sa dipingere, c'è gente che sa scrivere, ci sono poeti, ma senza valutare niente. Nessuno li bada, è una cosa, e io voglio dire alle nuove, a quelli che verranno, per cortesia, mettete nel vostro, anche perché è una cosa che si dice subito, non ci sono soldi,
non è vero il tuo discorso. I soldi quando si vogliono, per fare un premio di poesia, un premio di pittura, che cosa ci vogliono? Ci vuole solo la buona volontà. C'è il mondo delle verine e dei calciatori. La parenza. Però io ritengo che sì, un paese si evolve con la cultura, con la poesia, con la pittura. Non sono, non c'è aiuto, non c'è aiuto, ognuno può, deve andare avanti da solo, così e basta. Io non parlo per me perché io ormai sono fuori, sono vecchio, ribambito e basta, ma io parlo per le nuove generazioni, per i giovani. Per i ragazzi, ragazzi, la politica deve aprire gli occhi verso l'arte, verso l'arte. Spendere 4-5 milioni in un anno, 1.000 euro, non sono niente per un'amministrazione comunale, ma fate un premio di poesia collegato con un premio di pittura. Fate che questi geni vengano a giudicarci, a giudicare i giovani. Queste sono le cose belle di cui noi dobbiamo puntare. La Chiesa della Dolorata Nostra. Dottore Scale, voi che siete, non ci vuole, avete lavorato tanto per questa cosa, ma la nostra Chiesa Dolorata che non guarda le mani a nessuno e dove c'è una statua e la fine del mondo, la Pietà, meravigliosa, chiusa là, non le vede nessuno, sta cadendo l'arcata principale, le cornici dell'arcata principale, rendendola pericolosa. Vabbè, a San Giovanni di Gerace è volato l'ultima parte del campanile, un metro di cemento, per rifarlo hanno messo una cartella all'esterno e ci vogliono 125.000 euro e 500 in più. E allora, io per la verità non, sono un pertiniano di fede. La ragiono anche come Santo Bertino, io sono un pazzoide, però è un furto continuo, è una ruberia continua e una spartizione di soldi. È una spartizione di soldi. Dove c'è il pericolo? Dove la Chiesa sta per cadere? Nessun intervento da parte di nessuno. Là c'è da fare, no. Una parte di cose, facciamo una targa, architetto, sovrintendenza, direttore dei lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Io chiedo scusa per le mie spontaneità, sono uscito fuori dal seminario. Ringrazio, uno per uno. A tutti coloro che mi hanno onorato stasera della loro presenza, la dottoressa Macri, che ci vuole l'eminenza della cultura storica, della storia dell'arte, il professore e il dottore Rivoti che mi ha reso immensamente felice. Lei ha detto alla dottoressa che lei ripensava quelle cose, lei mi ha detto dottoressa, e io ripensavo, voi pure pensavatele, sono grande, il dottore Peter, siamo amici per la pelle, ogni tanto ci scontriamo, ma è giusto che sia così, no? È giusto che sia così. Però la devo ringraziare perché io non riesco a viaggiare da solo, non riesco, ho bisogno sempre di qualcuno che se ne viene con me. No. E per ritirare i premi a Firenze, a Roma, ringrazio il dottore Pizzi che si è reso disponibile a venire con me. Ho le testimonianze, voglio dire. E con questo credo che a chi devo ringraziare, Gigiolo, l'organizzatore generale di questa serata veramente eccezionale, a Mimmo Logozzo che... Le opere, queste opere, sette opere di Caravaggio e Raffaello resteranno qui, che fine faranno? A casa. Chiedi quell'amico se li prende, noi non le seguiremo più. Adesso vediamo, siamo qua, adesso sono qua poi. E quindi al presidente della Proloco, a chi mi dimetto? Al SIN? No, alla cosa che è là, alla
usa la cultura, l'assessore alla cultura, non so perché si è seduto davanti, non lo so, ma va bene, è la figlia di un mio grande amico d'infanzia che non c'è più, Rocco Ritorto, Rocco Ritorto. Niente, questa sera il maestro Corrado ha voluto fare un omaggio a Caravaggio e Raffaello, noi invece facciamo un omaggio al maestro Corrado Armogilda. Questa comunità ha un debito di riconoscenza verso questo maestro, certamente tutta quanta, intanto per il recupero dell'affresco, di questo grande affresco, e poi per le tante opere che sono sparse nelle varie chiese, anche in tante case private. Quindi sicuramente è un grande maestro, come assessorato alla cultura ci impegniamo tanto alla valorizzazione e delle grandi eccellenze che sono il nostro territorio, giovani. E lo sa perfettamente anche il maestro Corrado. Diamo sempre spazio non solo agli artisti ma anche agli scrittori, anche agli scultori, insomma ai cantanti, a tutte quelle espressioni artistiche che fanno parte del mondo della cultura. Quindi con noi la cultura trova grande spazio, io il cibo me lo procuro in altro modo con la mia professione, non ho di questi interessi. E niente, che dire, complimenti maestro. Grazie. E questa comunità io in modo particolare la stimo e un grande affetto per lei. Grazie. Io voglio abbracciarvi, salutarvi tutti, ringraziarvi soprattutto. È troppo bello vedere tanta gente qua. Palazzo Medura è frequentatissima tante volte, ma queste serate sono un po' eccezionali. Quindi grazie a quelli che vengono da lontano, grazie ai miei amici, grazie a tutti voi. Il mio desiderio sarebbe che questa tradizione si riprendesse, perché è unica e vi assicuro nel territorio se ne avverte la mancanza. Sì, allora lo prendo con molto piacere e vorrei che questa produzione si mantenesse nel tempo e l'Armogilda fosse il maestro di una scuola di terracotte. Terracotte di gioiosa ionica, come abbiamo quelle di Caltagirone. Posso dire una cosa bellissima? Allora, io ho attraversato stasera la nebbia, mi sembrava che non riuscivamo ad arrivare, però come si può dire, dopo la tempesta, dopo, no, c'è sempre l'esito positivo di stasera è quello che, guarda caso sindaco, da diversi territori, giusto assessore, siamo tutti qui in un palazzo che rappresenta la cultura da un punto di vista religioso, da un punto di vista contemporaneo, e riunisce, lo dico in senso buono, quelle che sono le menti, cioè noi operiamo nel nostro piccolo, vedo qui anche il collega Nicodemo che seguo sempre, anche quello che fa qui in questo posto, e ognuno di noi rappresenta una mappatura di questa provincia. Perché col nostro contributo nel nostro ambito riusciamo probabilmente a dare quel valore aggiunto che potrebbe essere il riscatto di un territorio che noi conserviamo, perché conosciamo quello che è il dato umano, quello che è il dato artistico in questo caso, e perché no, in questo momento in cui stiamo parlando, il dato affettivo, perché senza quello non ci sarà mai una comunicazione, perché questa quarta parete che ci dovrebbe essere idealmente, no, tra noi che siamo da questa parte e voi, in questo momento è fratta, perché c'è il feedback. Senza il feedback che abbiamo ricostruito questa sera probabilmente non ci sarebbero questi contenuti, e io me ne torno con questa giara ricca di acqua. L'acqua è vita, l'acqua è questo simbolo, guarda caso, è importante, perché torno anche io come un contenitore ricco di esperienze. Grazie.
momento particolare, quello che abbiamo vissuto a Gioiosa. Abbiamo ricordato attraverso un libro ed una mostra uno degli artisti più significativi della nostra terra di Calabria, Corrado Armocina, un uomo del sud, come viene definito in quasi tutti i giudizi critici che alcuni studiosi vogliono porre all'attenzione del nostro. Corrado attraverso l'arte esprime il meglio di se stesso e l'Accademia se ne rende conto di questo modo di fare e lo pone alla nostra attenzione. È un uomo del sud, dicevamo, e attraverso la pittura e la scultura rappresenta scene di vita agrestre, il mondo dei contadini, il socialismo sognato. Propone alla nostra attenzione un mondo che gli appartiene e che l'ho visto da protagonista. Oggi, raggiunto ormai la maturità, riesce ad attrarre ancor di più ponendo alla nostra attenzione delle tele che vengono ad essere sistematicamente premiate in tanti concessi, ma principalmente da parte di associazioni e di studi che pongono la realtà dell'arte pittorico-classica alla realtà che ci appartiene. Corrado, uomo del sud, dicevamo, attraverso questa sua opera riesce a scrivere il proprio nome e porre a chi verrà dopo di noi un modo di appropriarsi a questo stato di cose. Ultimamente a Roma, a Milano, a Barcellona, a Venezia, a Monte Carlo ed anche in Grecia ha esposto con un lusinghiero successo. Stasera a Palazzo Ameduri, attraverso una mostra che si rifà alle grandi opere di Caravaggio e di Raffaello, abbiamo visto giudizi critici attraverso la lettura delle opere del professor Pino Livoti, del preside Maria Macri, che con una chiave di lettura nuova e diversa ci fanno capire il mondo dell'arte dal Rinascimento ai giorni nostri, danno ancora più viva voce al nostro autore, dimostrano che attraverso un'arte visiva e anche plastica si possono appropriare chi verrà dopo di noi di un mondo che ci appartiene. Dobbiamo dire grazie a questi critici, grazie anche al maestro Armocina per aver fatto rivivere una serata all'insegna delle cose belle attraverso la lettura e rilettura del percorso artistico, diciamo, del nostro. È un evento particolarmente originale per me, perché per la prima volta così mi relaziono su un artista che a sua volta ha interpretato due del passato, Raffaello e Caravaggio. In genere non succede mai che un artista elabori le opere di un altro. C'è una sorta di individualismo in questo settore e quindi ecco la novità. Armocina riprende la storia dell'arte attraverso Raffaello come colui che è riuscito in sintesi a unificare la civiltà classica pagana con quella cristiana e attuale, e grazie alla sua interpretazione riesce a porre la centralità dell'uomo con la sua humanitas che Armocina condivide. Successivamente, studiando il Caravaggio, elabora anche l'interpretazione opposta, quella che è la poetica del reale di Caravaggio, ritorna ripresa da Armocina con una personale sintesi, direi, perché Armocina cerca di unificare questi due opposti, Raffaello, l'artista del bello e dell'ideale, e Caravaggio, l'artista del reale, della vita tormentata e soprattutto di riportare nell'arte la sua concezione non di intellettuale come era in Raffaello, ma di morale, cioè l'opera d'arte deve esprimere il suo giudizio sulla vita dell'uomo e su quella che è
la vera realtà, che è quella drammatica, che è quella di sofferenza e che è quella difficile nel compito di accettarla.